invalido, au passant. Questo fatto è accaduto nel 1882. Avevo appena preso posto nell'angolo di uno scompartimento vuoto e chiuso lo sportello con la speranza di rimanere solo, quando esso si riaprì bruscamente e udii una voce che diceva: «State attento, signore, siamo proprio sull'incrocio dei binari e il predellino è molto alto». Un'altra voce rispose: «Non aver paura, Laurent, mi attacco alle maniglie». Apparve quindi una testa con un cappello rotondo e due mani, aggrappandosi alle strisce di cuoio e panno pendenti ai lati dello sportello, issarono lentamente un corpo pesante e coi piedi fecero sul predellino il rumore di un bastone che colpisca il suolo. Quando l'uomo ebbe introdotto la parte superiore del corpo nello scompartimento, vide apparire la stoffa vuota del pantalone, l'estremità di una gamba di legno dipinta di nero, seguita subito dopo da un altro troncone. Dietro quella del viaggiatore si mostrò una testa e chiese: «Siete a posto, signore?» «Sì, a posto». «Allora ecco i pacchetti e le stampelle». E un domestico che aveva l'aspetto di un ex soldato salì a sua volta portando tra le braccia una quantità di oggetti, tutti avvolti in carta nera e gialla e accuratamente legati. Li depose uno dopo l'altro nella reticella sopra la testa del suo padrone. Poi disse: «Ecco fatto, signore. Sono 5. Le caramelle, la bambola, il tamburo, il fucile e il pasticcio di fegato». «Benissimo, figliuolo. Buon viaggio, signore». «Grazie, Laurent. Stammi bene». L'uomo s'allontanò dopo aver chiuso lo sportello e io cominciai ad osservare il mio compagno di viaggio. Poteva avere 35 anni, benché avesse molti capelli bianchi. Era decorato con grandi baffi, molto grasso, sofferente di quella obesità asmatica che coglie uomini attivi e robusti e sono immobilizzati da un'infermità. Si asciugò la fronte, respirò forte e si mise a fissarmi in faccia. «Vi disturba se fumo?» «No, signore». Quello sguardo, quella voce, quel viso io li conoscevo. Ma dove e quando li avevo conosciuti? Di sicuro quell'uomo non era uno sconosciuto. Gli avevo parlato, gli avevo stretto la mano. Era un avvenimento lontano, remoto anzi, perso nella memoria, in quella nebbia in cui la mente sembra cercare a tastoni i ricordi e inseguirli, come evanescenti fantasmi, senza raggiungerli. Anche lui adesso mi squadrava con l'insistenza e la fissità di qualcuno che ricordi qualcosa. Ma non era tutto. I nostri occhi, infastiditi da quel continuo contatto degli sguardi, si volsero altrove, ma, attirati nuovamente dalla volontà oscura e tenace della memoria, si incontrarono di nuovo. Allora dissi: «Scusate, signore, invece di continuare un'ora a guardarci di sfuggita, non sarebbe meglio che cercassimo insieme dove ci siamo conosciuti?» Il vicino rispose cortesemente: «Giustissimo». Mi presentai: «Henri Bonclair, magistrato». Esitò qualche secondo, poi con quel non so che di vago nell'occhio e nella voce che accompagna le grandi tensioni di spirito: «Oh, verissimo, ho incontrato in casa Poncel diverso tempo fa, prima della guerra, sono ormai 12 anni». «Proprio così, ah, non siete il tenente Levalier?» «Sì, qui anzi il capitano Levalier, sino al giorno in cui perdetti i piedi, tutti e due i piedi, per lo scoppio di una granata». E ci guardammo nuovamente, ora che ci conoscevamo. Ricordavo perfettamente d'aver visto quel bel giovane snello che dirigeva i Cotillon con una furia agile e aggraziata e che avevamo soprannominato, mi pare, Tifone. Ma dietro quell'immagine nettamente evocata fluttuava qualcos'altro di inafferrabile, una vicenda che avevo conosciuta e dimenticata, una di quelle vicende alle quali si presta un'attenzione benevola e breve e che lasciano alla nostra mente una traccia appena percettibile. C'era innescato l'amore. Ne ritrovavo in fondo alla memoria la sensazione particolare, ma nulla più. Una sensazione paragonabile a quella che l'orma della selvaggina può lasciare sul suolo per l'odorato di un cane. Tuttavia,
le ombre si dissipavano a poco e davanti ai miei occhi sorgeva un viso di giovinetta. Poi il suo nome scoppiò nel mio cervello come un petardo che si incendi. La signorina de Mandal. Ora ricordavo tutto. Era infatti una storia d'amore, ma comunissima. Quando io avevo conosciuto quest'uomo, la giovanetta lo amava e si parlava del loro prossimo matrimonio. Anch'egli pareva innamoratissimo e felice. Alzai lo sguardo verso la reticella, dove tutti i pacchetti portati dal domestico del mio vicino tremolavano alle scosse del treno, e la voce del servitore echeggiò, come se gli avesse appena finito di parlare. Aveva detto: «C'è tutto, signore. Sono 5 pacchi, i dolci, la bambola, il tamburo, il fucile e il pasticcio di fegato». Allora, in un attimo, un romanzo si svolse nella mia mente. D'altronde assomigliava a tutti quelli che avevo letto, nei quali ora il giovane, ora la ragazza, sposano la fidanzata o il fidanzato dopo la catastrofe corporale o finanziaria. Dunque, dopo la guerra, l'ufficiale mutilato aveva ritrovato la giovinetta che gli si era promessa e, mantenendo l'impegno, lei era diventata sua moglie. Il gesto mi pareva bello, ma semplice, come si giudicano semplici tutte le abnegazioni e gli scioglimenti dei romanzi e del teatro. Sempre, leggendo o ascoltando, in quelle scuole di magnanimità, ci sembra che noi stessi ci saremmo sacrificati con una gioia entusiasta, con uno slancio magnifico. Ma se il giorno dopo un amico in bolletta viene a domandarci un prestito, ci trova in cattiva disposizione. Poi d'improvviso un'altra supposizione, meno poetica ma più realistica, si sostituì a quella iniziale. Forse s'erano sposati prima della guerra, prima che l'esplosione fatale gli troncasse i piedi, e lei, desolata e rassegnata, aveva dovuto accogliere, curare, consolare, sostenere quel marito, partito bello e vigoroso, e tornato coi piedi falciati, spaventoso avanzo votato all'immobilità, alle collere impotenti e alle inevitabili obesità. Era felice o tormentato, quell'uomo? Mi colse un desiderio, dapprima leggero, poi crescente, irresistibile, infine, di conoscere la sua storia, di saperne almeno i punti principali, che mi avrebbero permesso di indovinare quanto non potesse o non volesse dirmi. Mentre riflettevo, conversavamo. Avevamo scambiato poche parole indifferenti e io, con gli occhi alzati verso la reticella, pensavo: dunque ha 3 bambini e i dolci sono per la moglie, la bambola per la ragazzetta, il tamburo e il fucile per i maschietti, il pasticcio di fegato per lui stesso. D'improvviso domandai: «Siete padre, signore?» Rispose: «No». Mi sentii subitamente confuso, come se avessi commesso una grave sconvenienza, e ripresi: «Chiedo scusa, ma avevo creduto, sentendo il vostro domestico, parlare di giocattoli. Talvolta si ode senza volere e si conclude automaticamente». Sorrise, poi mormorò: «No, non sono nemmeno sposato. Mi sono fermato ai preliminari». Feci come se mi ricordassi improvvisamente: «Ah, è vero, quando vi ho conosciuto eravate, credo, fidanzato con la signorina Mandal». «Proprio così, signore. Avete buona memoria». Fui eccessivamente audace e soggiunsi: «Già, e credo anche d'aver sentito dire che la signorina de Mandal aveva sposato il signor...» «Il signor...» Lui pronunciò tranquillamente un nome: «De Florel». «Ecco, già, mi ricordo anzi di aver sentito parlare della vostra ferita proprio a proposito di quel matrimonio». Lo guardavo bene in faccia e lui arrossì. Il suo volto pieno, grasso, che l'afflusso costante del sangue rendeva già molto acceso, si accese ancor più. Lui rispose con vivacità e con l'impeto improvviso di un uomo che difende una causa perduta in anticipo, perduta nel suo spirito e nel suo cuore, ma che vuol vincere di fronte agli altri. «Caro signore, sì, ha torto di pronunciare accanto al mio nome il nome della signora de Florel. Tornato purtroppo dalla guerra senza piedi, non avrei mai accettato, mai,
che divenisse mia moglie. Come sarebbe stato possibile sposarsi, caro signore? Non è far mostra di generosità. È vivere tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti, tutti i secondi accanto ad un uomo. E se quest'uomo è meno amato come io lo sono, sposandolo ci si condanna a una sofferenza che durerà quanto la vita. Io capisco e ammiro tutti i sacrifici, tutte le abnegazioni, quando hanno un limite, ma non posso ammettere che una donna rinunci a tutta una vita che si augura felice, a tutte le gioie e a tutti i sogni, per ottenere l'ammirazione della gente. Quando sento il rumore dei moncherini e delle stampelle sul pavimento della mia camera, il rumore simile a quello di un mulino che faccio ad ogni passo, sono così esasperato che strangolerei il mio domestico. Come si può pretendere che una donna accetti quel che è inaccettabile a noi stessi? E vi immaginate che i miei moncherini siano gradevoli alla vista? Tacque. Che potevo dirgli? Secondo me aveva ragione. Potevo forse rimproverare o disprezzare quella donna e nemmeno darle torto. No. Eppure la conclusione conforme alla regola, alla media, alla verità, alla verosimiglianza, non bastava a soddisfare le mie aspirazioni idealistiche. Quei momenti eroici richiedevano un bel sacrificio, che non c'era stato. Sentendone la mancanza, avevo provato una delusione. Gli chiesi improvvisamente: «La signora Florel ha figli?» «Sì, una bambina e due maschietti. Questi giocattoli li porto a loro. Lei e il marito sono molto gentili con me». Il treno s'arrampicava per la salita di Saint-Germain. Passò sotto le gallerie, entrò in stazione e si fermò. Stavo per offrire il braccio all'ufficiale invalido, per aiutarlo a scendere, quando, attraverso lo sportello aperto, due mani si tesero verso di lui. «Buongiorno, caro Levalier!» «Ah, buongiorno, Florel!» Dietro al marito lei sorrideva, radiosa, ancor bella. Agitava nel saluto la manina inguantata. Accanto a lei una bimbetta saltellava allegra e due ragazzini guardavano con occhi avidi il tamburo e il fucile che dalla reticella dello scompartimento erano passati nelle mani del padre. Quando il mutilato fu sceso sul marciapiede, i tre bambini lo abbracciarono, poi si avviarono tutti insieme. La piccolina si reggeva con la mano alla traversa verniciata della stampella, come, camminando al suo fianco, avrebbe potuto stringere il pollice del suo grande amico.